Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020. Signori, vi ho saltato tutta la parte prima delle prove libere, delle prove speciali, che cazzarole e mazze vari, e siamo direttamente alle qualifiche. Signori, prima di partire il video però, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, in cui vi aggiorno sempre su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola, e su quando escono i video. E comunque trovate i link in descrizione. E poi che altro che devo dire? Niente, non vi devo dire nient'altro. Quindi, signori, io ci ho fatto le prove libere, ci andiamo a fare le qualifiche. Siamo al Gran Premio di Gran Bretagna e non perdiamo altro tempo, signori, e partiamo con il video. Ok, signori, ci siamo. Non perdiamo tempo. Non è uno dei miei gran premi preferiti, il Gran Premio di Gran Bretagna. Però le prove libere sono andate abbastanza bene. Quindi ho fiducia, signori. Ho fiducia, ho fiducia. Ho fiducia, ho fiducia. Ci proviamo, ci proviamo. Partire davanti sarebbe tanta roba, tanta roba. Intanto io ho notato. Con molto piacere, ho notato con molto piacere che la nostra Maullo Racing è diventata la terza macchina più potente del campionato, signori, perché ho visto. Oh, mamma mia, che siamo andati a prendere le fragole qui! C'è qualcosa di diverso rispetto alle prove libere? Forse non. Copertoni diversi, quindi stiamo girando in maniera diversa. Reagiscono in maniera diversa queste. Le gomme con la banda rossa rispetto alle gomme con cui abbiamo girato nelle prove. No, madonna mia, sbagliata totale questa. Siamo scesi in quarta posizione. Mannaggia. Sono prima c'ha queste curve veloci che tu non sai niente come prenderle. Mamma mia, che brutte qualifiche, signori. Undicesimi addirittura, undicesimi, mamma mia. Siamo finiti nell'abisso per due curve sbagliate, siamo finiti nell'abisso. Qua la pigliamo troppo larga. Siamo sempre undicesimi. Non riesco a recuperare. Mannaggia. Vediamo se qua in staccato riusciamo a recuperare qualche posizione. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Sesti, va bene, dai. Mi accontento. Ottavi. Madonna mia. Che brutte quelle. Avevo appena finito di dire che siamo la terza potenza del mondiale e ci siamo qualificati ottavi. Una gran cacata. Giotto tredicesimo, dai Giotto, io credo in te Giotto, dai, portami qualche punticino a casa, Giotto mio. Avanziamo e signori, ci vediamo in pista per la gara. Niente, Tom è diventato un disco rotto, signori. Ci ripete sempre le stesse cose. Ci ripete sempre le stesse cose, che siamo stati appunti all'ultima gara e che dobbiamo cercare di portare punti pure in questa gara. Ma dai, ma dai. Allora, calma signori, 3, 4, 5, luci rosse accese. Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Scattiamo bene, scattiamo bene, scattiamo bene. Dai, così, dai, 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 dai. Subito, subito, subito. Mamma mia, le partenze in mezzo alla confusione sono tragiche, sono tragiche. No, 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 no. Ok. Calma, calma, calma. Avvertimento, collisione con Vettel. Ma se è lui che mi è venuto addosso! Madonna mia! La bordata che abbiamo tirato a chi? A Verstappen. Oramai è un consueto, signori. Oramai è un consueto. Ogni gara dobbiamo tirargli una ruotata a Verstappen. Abbiamo perso un pezzo di alettone, ma non abbiamo paura. Verstappen, dove cazzo non lo vai? Verstappen mio! Allora. Verstappen, stai al tuo posto. Mi ha dato un altro spintone. Ma è scorrettissimo Verstappen. Ma come si permette? Come si permette Verstappen? Guardalo, guardalo, guardalo. Dove sta entrando? Dove si sta insinuando Verstappen? Mannaggia a lui e chi non glielo dice pure. Hashtag mannaggia a te. Mi raccomando, signori, voglio l'hashtag. No, no, qui siamo andati leggermente a pascolare, però va bene. Ce li abbiamo attaccati tutti quanti al deretano? Si può dire deretano su YouTube? Penso di sì, penso di sì. Ai, 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 ai. Guardalo, guardalo. Io me lo rimando. No, signori. Ci stanno superando, ci stanno sverniciando tutti. Ma come si permettono? Madonna mia, qui volevo. No, non lo volevo. No, Vettel, levati, Vettel, levati, Vettel, levati, Vettel, levati. Mega staccatona su Verstappen. Madonna mia. Ah, no, era Leclerc. Abbiamo fatto una mega staccatona su Verstappen, signori. Che penso a collisione con Verstappen. Non gli ho fatto nulla. Non gli ho fatto nulla. Dai. Non mi dica che sta già a piangere. Non gli ho fatto nulla. Ho tirato un attimo più lunga la staccata. Dai.
Oramai è diventato una guerra all'ultimo sangue con Verstappen, signore. Ogni gran premio dobbiamo ammazzarci. Se no non è un gran premio. Oramai ogni gran premio dobbiamo ammazzarci con Verstappen. Però mi sa che stavolta gli abbiamo fatto male perché sta andando piano. Sta andando un po' più piano rispetto al giro di prima. Prima ce l'avevamo proprio incollato malamente. Invece stavolta... No, abbiamo superato i limiti di pista. Ci manca che mi penalizzano perché sto superando i limiti. Sto tagliando troppo. Ecco, vedi a non farmi tagliare. Vedi a non farmi tagliare cosa succede. Mannaggia Verstappen. Chi è questo? Chi è questo? No, signori, non lo so. Qualcun altro vuole superarmi pure. Non lo so, a destra e a sinistra mi si infilano. Dai, che cavolo. Porca miseria. Allora, stiamo calmi. Calma e sangue. Possiamo recuperare. Possiamo recuperare tutte le posizioni del mondo, signori. Possiamo recuperarle. La vedo impossibile, ma per... No! Ma no! Ma no! Ma no! Ma non è stata colpa mia! Ma io stavo rientrando... Scusatemi, però... Dico... Mi dà l'inquadratura... Dico, non è stata colpa mia... Sì, se... Guarda, guarda! Io... Ok, ok... Forse leggermente... Come cazzo allora si mette? Pausa! Stai fermo! Scusatemi, io stavo rientrando tranquillamente. Ero andato a prendere due fragole un attimo al bordo pista. Stavo un attimino rientrando. Dico, non mi hai visto che ero fuori pista e che stavo rientrando? Ma poi perché a me mi si è distrutta la macchina e a lui non gli si è fatto niente? Scusatemi, qualcuno me lo spiega questo? Mi si è distrutta la macchina. Guarda come saltello, saltellando in pista. Ma dai. Vabbè, signori, speriamo in ghiotto. È vero, potrei fare il flashback, però dai. Ogni tanto un ritiro ci sta, un ritiro ci sta, signori, dai. Guardalo lì, che siamo tornati con lo scooter, siamo tornati con lo scooter. Ogni tanto un ritiro ci sta, dai. Lo accetto, siamo realisti. Come abbiamo fatto in MotoGP, facciamo anche in Formula 1, signori. Quando si sbaglia si paga, quando si sbaglia si paga. E va bene, è andata così. Gran Bretagna purtroppo non ci scende. Vediamo semplicemente che ha fatto Ghiotto. Allora, Ghiotto è arrivato decimo. Grande Ghiotto. Ha influito anche il nostro ritiro, ovviamente, se no sarebbe arrivato undicesimo. Però va bene, bravo Ghiotto. In classifica è cambiato qualcosa? No. No, siamo sempre terzi, va bene. Mi fa vedere solamente Verstappen dove è arrivato. Ha rotto tanto le scatole a me Verstappen ed è arrivato ultimo. Ecco, lo sapevo. Ha rotto tanto le scatole a me per farmi per superarmi e poi è arrivato ultimo. Va bene, signori. Andiamo al menu principale. Ok, signori. Allora, io volevo semplicemente farvi vedere quello che vi stavo dicendo prima. Ecco, vedete a destra la classifica. Siamo la terza potenza del mondiale. Siamo davanti la Ferrari e davanti la Racing Point. E anche davanti la McLaren. Siamo semplicemente dietro la Mercedes e la Red Bull. Ma ci arriveremo, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.